Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con il mister della Lapige Libera Volley. Grande prestazione dei suoi, altro 3-7-0, anche grande prestazione delle sue riserve. Beh sì, sicuramente ho detto sono soddisfatto di come ha giocato la seconda palleggiatrice, è stata ordinata, è stata precisa, certo paghiamo un po' di inesperienza, però tutto sommato so che su di lei posso fare affidamento, se può capitare qualche defezione, come ultimamente ce ne stanno capitando un po' troppe. Speriamo di recuperare al più presto persone importanti di questa squadra per un proseguo un attimino più tranquillo. Ecco, lei si riferiva appunto a defezioni, come recentemente Binetti ha avuto un recente infortunio, però abbiamo visto anche in questa partita che comunque si è ripresa alla grande, con grande prestazione. Sì, il problema è questo, che recuperiamo una e perdiamo l'altra. C'è stato anche un problema alla Bottiglione, abbiamo avuto un lungo periodo di Binetti che oggi è cresciuta veramente, speriamo che continui ad andare così perché per noi è veramente importante una giocatrice come Binetti. Abbiamo avuto l'infortunio di Mina sabato scorso, dopo la partita Manfredonia, ha avuto questo risentimento muscolare, speriamo di recuperarla per le prossime partite perché Milanese è veramente importante per noi. Voi venivate da una sconfitta abbastanza dura, diciamo, per un po' di un arbitraggio contro il Santeramo per 3-7-2 e adesso vi siete riscattati tra le mura amiche. Ecco, cosa ha determinato questo cambio di mentalità? Vabbè, al di là del cambio di mentalità avevamo anche due compagini completamente diverse. Santeramo è una squadra che stava sotto di noi di 2 punti e quindi tecnicamente completamente diversa rispetto all'Ottanova che abbiamo visto stasera. La partita l'abbiamo persa noi soprattutto con una gestione tattica un po' meno accorta rispetto agli altri. La differenza fra noi e Santeramo sicuramente non è quella, non è per peccare di presunzione. Però con la squadra nostra al 100%, come stavamo, tipo il Manfredonia, non lo so come sarebbe andata a finire la partita a Santeramo. Adesso il prossimo impegno, come vi preparerete? Adesso facciamo le vacanze, poi facciamo 2 allenamenti, li faremo abbastanza intensi e poi la Coppa è un terreno all'otto, però se abbiamo la fortuna di giocarcela in casa con un pubblico di Cerignola che sicuramente ci dà una mano e speriamo, cercheremo di fare il meglio possibile perché vogliamo andare avanti nella Coppa. Ultima domanda, l'anno scorso in Coppa voi siete andati abbastanza avanti, confermerete ancora i pronostici anche quest'anno? Speriamo di andare più avanti dell'anno scorso. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui col mister dell'Ortanova. Cos'è andato storto questa sera? Buonasera, innanzitutto, storto niente. Avevo tre ragazze fuori, due per malattie e una per infortuni. La qualità del Cerignolo non si discute, per cui tanto di cappello alla loro preparazione tecnica e tattica. Noi potevamo solo giocare al meglio per poter fare qualche punto in più. Il rammarico è proprio quello, che non siamo riusciti a neanche realizzare quelle fasi tattiche che ci avrebbero consentito di poter praticare una pallavolo diversa da quella che abbiamo fatto vedere. Le assenze in una squadra piccola come la nostra sono importanti. Soprattutto quando di fronte c'è la qualità e l'esperienza di ragazze che hanno alle loro spalle pallavolo di alto livello e si è visto. Voi la scorsa partita avete già giocato contro il Modugno e avete vinto, sorprendendo un po' tutti quanti i pronostici del campionato. Che cosa è quella partita? Cosa ha determinato quel cambio di variazione? Cioè, cosa è andato bene a Modugno mentre è andato storto qui? Io parlo sempre e solo delle cose che devono andare come la conduzione tattica prevede. Cioè, secondo me non ci sono cose che vanno bene e cose che vanno male. Nella fase di realizzazione c'è l'errore, ma l'errore ci sta perché siamo esseri umani, non siamo macchine. Quando le ragazze acquisiscono o acquisiranno quella mentalità e quella serenità di poter evolvere il concetto di pallavolo anche durante la fase agonistica, senza essere schiacciate dalla tensione, dall'emozione, soprattutto dalla paura di sbagliare, allora forse anche l'Ortanova potrà dire la sua, confrontandosi con realtà più evolute. La partita di Modugno noi l'abbiamo vinta sul campo, l'abbiamo vinta bene, meritatamente, e senza aver dato a nessuno la possibilità di dire che ci potessero essere errori arbitrali, svisti arbitrali,
una conduzione perfetta, siamo stati 3 volte in svantaggio e per 3 volte siamo riusciti a rimontare. E torno a dire, io non mi lamento mai, non parlo mai delle assenze, ma quando c'è la qualità del Cerignola le assenze sono si sente. Anche a Modugno c'erano 2 ragazzi assenti, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, ma perché la qualità del Modugno non è quella del Cerignola, e attenzione. Quindi prossimo impegno come lo preparerete? Adesso le lascio tranquille durante le festività natalizie. Faremo un richiamo alla condizione fisica, leggero, per quello che mi è consentito, perché sono ragazze che lavorano, studiano, quindi non le abbiamo a stipendio, ecco, insomma, per cui non possiamo annoverare nessun diritto se non quello della loro passione, e cercare di andare avanti. Io più che guardare le altre guardo la mia squadra, perché i limiti, se non vengono superati, non si può guardare alla squadra. Io non posso dire a una centrale cerca di leggere se non è capace di farlo. La centrale che avevo io ha giocato massimo in prima divisione, è da 2 anni che gioca, cioè ha 18 anni, per cui di fronte a una centrale di titolato del Cerignola, voglio dire, è già tanto se non è caduto in lacrime, come spesso accade per l'emozione. Vi ringraziamo e alla prossima. Grazie a voi.